Sindaco, c'è la reale possibilità allora che questa università nasca a Scampia? Ma guardate, c'è già la costruzione, c'è il primo e il secondo piano fatto. Sarebbe assurdo lasciare due piani senza completarla e senza utilizzarla. Quindi si tratterà di mesi, si tratterà forse di qualche anno, ma l'università si farà e l'impegno è farla il più presto possibile. Il suo mandato in primavera scadrà. Cosa porterà con sé in tutti questi anni che ha governato Napoli? Ma guardi, l'impressione di una città complessa e difficile, però di una città vivacissima e di una città che malgrado i problemi ha tante speranze di fare un salto forte in avanti. Un messaggio al futuro sindaco? Al futuro sindaco, sono sicura che continuerà a lavorare, ci vuole molta passione, molta pazienza e molto senso della realtà. Sono sicura che il futuro sindaco, qualunque esso sia, ce l'avrà, anche perché il mestiere di sindaco è talmente duro che uno si mette su questa linea o non regge più di due mesi. Un'ultima domanda, come si fa a sdoganare un quartiere vivissimo come Scampia, però sempre sotto la luce dei riflettori e della negatività? Si spengono i riflettori. E non sto scherzando, guardate, chi ha promosso questa assemblea ha fatto una cosa ottima e chi ha promosso la petizione popolare ha fatto una cosa altrettanto ottima, però si è creato anche in me, io ero a Vasto quest'estate quando sono cominciate ad uscire le notizie sul fatto che l'università Scampia non si faceva più, mi sono preoccupata da morire anch'io. E dopo aver fatto 3-4 telefonate ho accertato che non c'era niente di solido. Quindi ci sono riflettori che riflettono la verità, bello brutta che sia, e quelli devono continuare ad andare avanti. I riflettori che fanno diventare tutto nero è meglio spegnersi. Questione terra dei fuochi, questi famosi luoghi che vengono accesi di giorno e di notte. Cosa può fare il comune per evitare un disastro ambientale? Innanzitutto il prefetto ha già fatto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e ha attivato tutte le forze dell'ordine. Attenzione, non vorrei che qualcuno scherzasse con questo argomento, no? Attivando i roghi per poi buttarne la colpa sui rom. Stiamo attenti. Grazie signor sindaco. Grazie a lei.